chiamo Gaia e che dire, la cosa più importante in questo momento è che mi sto sposando. E in realtà parlando anche con gli adulti già sposati o no, insomma, la cosa che emerge è che non si può fare così presto perché da un punto di vista economico non c'è nessuna sicurezza e dal punto di vista proprio delle relazioni neanche, cioè tanto le cose finiscono e quindi tanto vale non impegnarsi. E quindi è chiaro che se ci viene sempre detto che le cose non durano in eterno, che niente è per sempre, noi facciamo fatica a impegnarci. E la mia sensazione è che un po' in generale si viva nelle scelte temporanee e quindi anche nelle relazioni. Cioè, per adesso sto con questa persona, ma non voglio prendere decisioni, non voglio impegnarmi, che non deve per forza essere la decisione del matrimonio in sé. Però credo che arrivati a 20-25 anni un po' di scelte definitive si possano iniziare a fare. Sapendo che poi le scelte definitive prendono forme negli anni e credo che il nostro matrimonio non sarà uguale tra un mese e tra 10 anni e tra 20. Credo che l'amore eterno, ok, quindi la scelta del matrimonio anche, la si riconosca da un lato per il profondo rapporto che c'è tra le due persone, dall'altro perché lo si decide. Io non credo che l'amore sia un sentimento, ma credo che sia una decisione. E l'ho scoperto attraverso Gabriele che mi ha iniziato ad amare proprio gratuitamente, anche in momenti per cui io non mi sarei mai amata. Mi ha spiegato come amare me stessa e anche attraverso di lui ho tante cose di me ho imparato ad amarle. Per esempio le cose che non mi piacevano del mio corpo. E ho scoperto poi che è il fondamento dell'amore di Dio, che tu non è che te lo meriti, non è che devi essere degno, che ti ama appunto, no? E non è neanche una cosa che senti, perché voglio dire, ci sono dei momenti in cui lo senti, ci sono dei momenti in cui non lo senti, lo sai. Cioè nel momento in cui tuo padre ti sgrida, non è che senti l'amore, senti che lo manderesti a quel paese, però lo sai che c'è l'amore, lo sai razionalmente. Ho paura della morte e ho una paura molto irrazionale della morte che razionalmente riesco bene o male a gestire. Della morte mi spaventa l'angoscia di non avere più fisicamente le persone, che è l'aspetto più umano, proprio del contatto fisico, della voce, della presenza materiale delle persone. E pian piano sta entrando la morte nella mia vita come un qualcosa di più naturale, gestibile e forse anche positivo. In realtà per fortuna ho conosciuto nella mia vita che dopo la morte c'è davvero la risurrezione e quindi che si rinasce e che quel rapporto finito può rinascere, che quella situazione rinasce in un altro modo, che quella persona che magari non c'è più perché davvero non c'è più porta frutto in altro modo nelle nostre vite, nonostante tutto il dolore, perché viene sempre riconosciuto ed è normale, ed è sano, ed è giusto. E quindi la morte è sotto un punto di vista molto diverso, che non è fine ma che è quasi inizio o comunque passaggio.